Intanto sono buongiorno, buongiorno a tutte e tutti e benvenuti all'iniziativa Cooperare per ripartire, i patti educativi di comunità che è promossa dall'Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna-Imola con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Città Metropolitana di Bologna. Ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo, che e si sono iscritti, siamo moltissime persone, abbiamo soprattutto un bello spaccato della comunità educante, perché ci sono tanti docenti e dirigenti degli istituti scolastici del nostro territorio, molti referenti delle amministrazioni comunali e locali che si occupano di istruzione, i soci delle nostre cooperative, dagli educatori ai presidenti, alcune significative realtà associative della nostra comunità e anche la presenza di fondazioni. Ovviamente ringrazio i relatori che animeranno questo evento, ringrazio l'assessore alla scuola e all'università e ricerca della Regione Emilia-Romagna Paola Salomoni, il vice direttore generale dell'ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna Bruno Di Palma, il sindaco del comune di Valsamoggia che è qua in qualità di consigliere delegato alla scuola della città metropolitana di Bologna, la presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna, Rita Ghedini. E ovviamente un ringraziamento particolare va al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che è qui con noi oggi e a differenza di quanto programmato, aprirà i nostri lavori e non farà le conclusioni che saranno affidate a Rita Ghedini. Molto brevemente, questa iniziativa nasce da una relazione che avevamo attivato ancora nel 2020, alla fine del primo lockdown, nella fase della ripartenza con il professor Bianchi, e ci eravamo rivolti a lui in qualità allora di coordinatore del gruppo di lavoro per la ripartenza sulla scuola per capire le linee d'evoluzione del mondo scolastico, per cercare come mondo cooperativo di giocare un ruolo proattivo. E quindi lo ringraziamo e ci fa molto piacere che ora sia il ministro dell'istruzione della Repubblica Italiana. E siamo partiti, dicevo, da lì cercando di elaborare proposte molto concrete che abbiamo racchiuso in una piattaforma educativa che si chiama Cooperare per ripartire, che è rivolta a tutta la comunità educante, scuole, docenti, studenti, genitori, per cercare di arricchire un'offerta pubblica sia dal punto di vista formativo, educativo e culturale, cercando di operare come la cooperazione può fare, ovviamente, in una logica sussidiaria e complementare, e cercando di coprogettare assieme delle soluzioni, di servizi di supporto che possano dare risposte sul tema della conciliazione vita-lavoro delle famiglie, per agire sul recupero, l'inclusione, il contrasto dell'abbandono scolastico, per cercare di superare anche il digital divide. Insomma, soluzioni che cercano di rispondere ai nuovi bisogni che questa emergenza pandemica ha fatto emergere e però tentare di tenere legati, coerenti con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Pensiamo che i patti educativi di comunità possano essere strumenti utili per portare avanti queste proposte. Questa mattina, diciamo così, cercheremo di riflettere assieme sul presente e sul futuro della nostra scuola, perché la pandemia ha senza dubbio amplificato le fragilità nel nostro sistema, non solo scolastico, della nostra società, però ci ha reso anche molto più evidente quanto è centrale, quanto è essenziale la scuola nella nostra comunità, nella nostra vita quotidiana, se non fosse ancora chiaro. E quindi oggi, appunto, cercheremo di parlare di ripartenza, cercando di portare con noi il tanto buono costruito in questi anni e allo stesso tempo per dare una risposta nuova e di sistema a un mondo che è cambiato in modo molto, molto più veloce di quanto ci aspettavamo. Darei quindi la parola per un saluto, per le sue riflessioni al ministro Bianchi, appunto, che potrà essere qui con noi nella fase iniziale. Grazie davvero per essere con noi questa mattina. Ministro Bianchi, a lei la parola. Sì, grazie, grazie Simone. Beh, ragazzi, permettetemi innanzitutto di dire la soddisfazione di parlarvi. In questa situazione nazionale così complessa, ritrovare l'Emilia Romagna è sempre un punto di riferimento. Un punto di riferimento perché? Ma perché la cosa che tu hai messo, Rita, chiave. Cooperare per ripartire. E non è un'indicazione per l'Emilia Romagna, è un'indicazione che l'Emilia Romagna dà a tutto il paese.
Cooperare per ripartire è la chiave del PNRR. Non c'è rilancio e resilienza se non si fa insieme. Non c'è possibilità di far partire questo paese se non si supera la cultura consolidata nell'ultimo decennio di scontro e conflitto perpetuo. Poi cooperare non è semplice, Noi lo sappiamo, cioè non è che viene spontaneo. A volte viene più spontaneo buttarsi uno contro l'altro, oppure dire tanto non può cambiare niente, perché in questa Italia nulla cambierà. E come sempre il vero rischio è quello che Federico Caffè chiamava la solitudine del riformista. Cooperare per ripartire è il modo per vincere la dannazione del riformista, che è quello di essere soli. No, bisogna essere in tanti. Bisogna essere un grande movimento di riforme di questo paese che parte da quello che è il pilastro e il motore dello sviluppo, che cioè è l'istruzione, la conoscenza, la ricerca. Su questo noi l'abbiamo scritto in maniera chiarissima nel nostro piano di rilancio, su questo recovery fund che si chiama Next Generation. Ma fatemi fare anche un po' di riflessione su questa molteplicità di terminologie. Recovery plan richiama l'ERP, l'European Recovery Plan, che nel dopoguerra fu lo strumento con cui l'Europa ripartì. E quindi è vero, è un recovery plan, è un European Recovery Plan. L'Europa si è dato un mandato di ripartire, lo fa con risorse straordinarie, che però implicano programmazioni straordinarie. Next Generation è non soltanto l'invito a partire dai giovani e dai ragazzi, ma è anche l'impegno che noi tutti dobbiamo avere, cioè tornare a ragionare in lungo. E d'altra parte, la dizione italiana, piano nazionale, vuol dire che deve essere nazionale, cioè deve coinvolgere tutte le parti del paese. Coinvolgere tutte le parti del paese vuol dire anche rendersi conto delle differenze che esistono all'interno di questo paese. Su questo io credo che l'Emilia Romagna abbia una grandissima responsabilità. Noi abbiamo sempre ritenuto, noi che abbiamo lavorato in quel contesto, del pensare che le nostre modalità consolidate nei decenni fossero quasi spontanee, quasi naturali. E invece non lo sono. Sono una grande conquista. E noi dobbiamo metterci a disposizione affinché tutto il paese possa cogliere la necessità di muovere verso un movimento che sia dell'intero paese e che sia basato su questa idea fondante della cooperazione. Cooperazione che vuol dire la capacità non soltanto del io faccio le mie cose, la Rita fa le sue e Daniele fa le sue, ma che facendolo insieme noi reciprocamente ci impegniamo a diventare complementari, quindi ad adattarci l'uno all'altro, perché uno e l'altro abbiamo uno scopo comune. Questa è l'idea anche dei patti educativi di comunità. Il patto educativo di comunità è l'idea fondante che la scuola non può essere un edificio con le porte chiuse, ma è anche l'idea fondante di un territorio che non può più ragionare per compartimenti stagni. Ed è l'idea fondante di istituzioni che nella loro responsabilità devono trovare il modo non soltanto di avere una leale collaborazione istituzionale, come dice il nostro testo, ma che devono lavorare insieme. Per esempio l'abbiamo fatto, io credo che Bruno lo sappia perfettamente, quello che abbiamo fatto in Emilia Romagna è perché la regione e l'ufficio scolastico regionale hanno lavorato insieme, cosa che non è di tutte le regioni. Allora io credo che questa cosa che è stata acquisita in Emilia Romagna vada anche fortemente rivendicata come metodo nazionale. Dall'altra parte, tutta la riflessione che abbiamo fatto l'anno scorso e che è alla base della nostra azione di quest'anno si basa su questo principio. Si basa sul principio che la leale collaborazione istituzionale è il punto di partenza, non è il punto di arrivo. Quindi è chiaro che vi sono obblighi del governo nazionale, obblighi delle regioni, e quando questi pensano di essere alternativi gli uni con gli altri, vuol dire che ci blocchiamo gli uni con gli altri.
vuol dire che ci devono essere tutte le istituzioni a livello di territorio responsabili ognuno delle loro attività, e Daniele lo sa bene, che però immagino di operare per riconquistare una programmazione di lungo periodo, perché altrimenti siamo sempre in emergenza. Tutto questo è fondamentale, ma non basta. Basta perché bisogna che tutte le forze della società civile, nella loro capacità di organizzarsi, di auto-organizzarsi, siano partecipi e anche promotori di questi patti di educativi di comunità. E allora le riflessioni che Rita da tempo con il movimento cooperativo ha sviluppato, io credo diventino assolutamente cruciali. Come fanno i soggetti del terzo settore, del primo settore, del secondo settore, di tutti i settori a lavorare insieme? Lo fanno innanzitutto prendendo le loro scuole come punto di riferimento e con loro facendo un progetto che può partire da un momento particolare, ma che deve proiettarsi in avanti. In particolare si può partire dall'estate per fare un progetto che coinvolga tutto l'anno prossimo. Noi abbiamo messo su questo progetto estate, ma che più correttamente si deve chiamare dall'estate al nuovo inizio, così si chiama infatti. Questo è il titolo che Stefano Versari ha dato al programma. La scuola d'estate, ma il sottotitolo è dall'estate verso un nuovo inizio. Per proiettare sull'anno prossimo non soltanto l'impegno di tutti a ripartire il primo settembre, come è ovvio, ma arrivare lì generando però un nuovo entusiasmo che permetta ai ragazzi, agli insegnanti, alle famiglie, ma anche a tutto il territorio, di accompagnare le persone verso il nuovo inizio. Per noi non è una novità, raccontiamocela tutta, ragazzi. Per noi non è una novità. E ve la ricordo a tutti, perché ce l'avevamo tutti lì, che è l'estate del 12. L'estate del 12, noi non avremmo mai aperto il 17 di settembre le scuole se non avessimo fatto l'estate insieme con i nostri ragazzi. Non vi sto raccontando una favola di un tempo che fu, oppure come si dice adesso, ma il ministro vola alto e non sa la concretezza delle cose, vi sto parlando delle pietre che ci volavano addosso nell'estate del 12 quando c'è stato il terremoto. C'eravamo tutti lì, e chi continua a dire ma non si può fare, si deve ricordare che noi eravamo sotto le pietre quando il terremoto tirava giù le nostre scuole, e si deve anche ricordare che quando il terremoto tirava giù le nostre scuole noi siamo stati lì, abbiamo continuato a stare con i ragazzi e il 17 settembre abbiamo aperto, e prima che la neve cadesse avevamo rifatto tutte le scuole. Vuol dire che quel metodo era giusto ed era giusto nel risultato. Credo che se devo dare tre considerazioni iniziali per questa riflessione, la prima sia questa. E lo faccio come autocritica mia, ma che però coinvolge tutti noi. A volte noi pensiamo, noi che abbiamo vissuto lì, che quello che abbiamo fatto era quasi un atto dovuto, che le proposte che noi facciamo sì vanno bene, ma vanno bene per noi, che questo modo di lavorare per accordi, per patti, il patto per il lavoro che tutti noi abbiamo scritto assieme, c'eravamo tutti, sì sono cose importanti ma in fondo limitate a quel pezzo di mondo che va dagli Appennini al Po. No, questo è un metodo di lavoro che deve essere di tutto il paese, e allora bisogna fare uno sforzo in più, Rita. Bisogna stilizzare il lavoro che si sta facendo, riempirlo di esempi, fatti, non da fare, fatti, e con questi fatti ragionare di più ad alta voce a livello nazionale. E se c'è la possibilità, anche trovare dei gemellaggi. Perché se noi potessimo fare un gemellaggio, come abbiamo fatto, ti ricordi, con l'orchestra giovanile, che abbiamo preso l'orchestra giovanile di Mirandola e quelle della Calabria, e abbiamo suonato assieme, inventatevi dei gemellaggi con tutte le scuole del sud. Inventati, Rita, l'idea che mettiamo insieme dei programmi per l'estate che coinvolgano i ragazzi di tutte le scuole dell'Emilia-Romagna, tutte le cooperative dell'Emilia-Romagna, e vai a trovare in Calabria, vai a trovare in Puglia, vai a trovare in Sicilia delle scuole partner.
prima vi collegate, perché adesso abbiamo imparato anche a usare questo strumento, prima vi collegate, poi fosse mai possibile scambiarsi e vedere di lavorare insieme, così come abbiamo fatto tante volte con la scuola di musica, per cui noi andavamo a suonare là e poi loro venivano qua. Beh, questo sarebbe un fatto straordinario in questo paese. E poi bisogna mettersi a disposizione, non soltanto delle nostre scuole, ma anche delle scuole dell'altra parte del paese. Noi abbiamo messo un mucchio di risorse, sai, su questo. Abbiamo messo 150 milioni per le nostre scuole che verranno divisi. Poi abbiamo messo il PON, che andrà largamente al sud e nelle aree interne nostre, cioè nelle aree periferiche, perché che nelle aree centrali si sia capaci di organizzarlo non c'è dubbio. Cioè non andiamo noi a sovrapporci a quello che si fa a Bologna, a Reggio Emilia, a Modena, però chiediamo a Bologna, a Reggio Emilia, a Modena di partecipare e cercare dei partner nel sud per lavorare insieme. Io lo so che è così, ridendo e scherzando vi do un mandato straordinario, ma il mandato è di ricucire il paese. E se in questo momento, dopo tutto il lavoro che avete fatto e che, permettetemi di dire, abbiamo fatto, non siamo capaci neanche di proiettarci sul paese, beh, forse noi continuiamo a rimanere molto legati alle nostre storie, ma non riusciamo a scrivere una storia nuova. Scrivete una storia nuova. Ragazzi. Grazie mille Ministro. Grazie Patrizio, davvero. È una bella sfida. Ma si vince, eh? Si vincono anche. Ogni tanto gli altri ci dicono che siamo un po' gente di campagna, ma noi siamo anche orgogliosi di esserlo. Ciao, grazie. Grazie Ministro, grazie mille. Bene, andiamo avanti. Ovviamente prendiamo le parole del Ministro, è molto ricucire il paese, quindi proiettarci sul paese. Quindi sostanzialmente quello che mi viene a dire è provare a contaminare positivamente i modelli, fare in questo senso anche rete, fare partnership, fare accordi e fare patti che possano interessare le nostre comunità, ma possano anche in qualche modo andare in luoghi e in qualche modo portare le nostre esperienze e ricevere altre esperienze. Questo credo sia molto molto interessante. Continuerei il nostro incontro confrontandoci col vice direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Bruno Di Palma. E parto proprio, diciamo, riparto da lei in questa iniziativa, proprio anche per dare il senso di concretezza delle cose che si stanno facendo. L'Ufficio Scolastico Regionale, proprio durante la pandemia, ha prodotto un volume molto interessante che abbiamo guardato con attenzione, La scuola della nostra fiducia, materiali per il tempo di Covid e oltre, che è davvero un manuale, un vero e proprio manuale per orientarsi in tempo di pandemia, dove proprio vengono proposti esempi e buone pratiche per ripensare la didattica, vengono condivisi suggerimenti per la gestione del rischio del contagio, vengono evidenziati proprio quali possono essere i rischi per gli alunni con più fragilità e quindi vengono anche poi presi in considerazione i modelli di condivisione della responsabilità all'interno di una comunità educante nei vari nelle varie competenze, nelle varie esperienze. Quindi lo vedo molto come un modello concreto che ci dà una visione a 360 gradi del mondo della scuola, con un approccio aperto, inclusivo, mai in positivo, ma sempre di dialogo e di relazione tra i soggetti diversi in campo. L'autonomia scolastica sicuramente è al centro di questo e ha cercato di rispondere in modo flessibile e resiliente a questa pandemia. Alcune domande, alcune riflessioni che vorrei fare insieme a lei. Cosa ha imparato la scuola da questa pandemia? Cioè, nelle risposte che ha cercato di dare in una situazione di emergenza, si possono intravedere anche delle traiettorie che rimarranno anche una volta fuori da questa crisi? Cioè, delle evoluzioni positive che possono cambiare anche meglio una scuola, fare quello scatto, proiettarci anche verso il futuro. E in questa logica ovviamente se i patti educativi di comunità possono essere strumenti utili
da implementare insieme alle scuole attraverso anche una regia dell'ufficio scolastico regionale nel rapporto appunto tra scuola e territorio proprio nell'ottica di una scuola aperta. A lei, vice direttore di Palma, la parola per insomma condividere le sue riflessioni. Grazie, buongiorno a tutti. Come giustamente diceva lei, come ufficio scolastico regionale abbiamo cercato nel corso dei mesi del 2020 di dare, come dire, delle linee guida alle scuole di Emilia Romagna, che poi sono diventate in realtà, attraverso la pubblicazione del libro che citava lei, delle linee guida condivise anche con tutto il resto del paese. Come sapete, il direttore generale, diciamo, di quei mesi, dottor Paravazzari, adesso deve essere il ruolo di capo dipartimento istruzione, no? Quindi diciamo che queste linee guida che sono state date alle scuole, poi hanno visto la pubblicazione del testo che citava lei, hanno fatto sì che le scuole non fossero lasciate sole, che le scuole riflettessero assieme all'ufficio scolastico regionale sul da farsi. La resilienza è il sostantivo che rende l'idea, perché esattamente come citava lei, le scuole, come in tutti i periodi difficili, hanno imparato una lezione, perché si sono dovute, come dire, adeguare alla pandemia, hanno dovuto lavorare sopra. La scuola non si è mai fermata in questi 14 mesi, a cominciare da marzo del 2020. Il personale scolastico ha dato prova di abnegazione, di senso di appartenenza, ha dovuto modificare con la didattica a distanza, soprattutto nei primi mesi, delle abitudini e delle, come dire, normali prassi all'interno delle scuole e didattica in presenza, e l'ha fatto con un grandissimo sacrificio e anche con un grandissimo silenzio, tra virgolette, nel senso che probabilmente rispetto ad altro personale, mi riferisco ovviamente al personale sanitario che ha lavorato tantissimo alla residenza, ovviamente il personale sanitario è sotto gli occhi di tutti, ha dato prova veramente di grandissima competenza e grandissimo spirito di sacrificio. E dicevo, la scuola non si è mai fermata. A marzo abbiamo avuto questa pandemia improvvisa, questa chiusura improvvisa delle scuole, quindi il primo lockdown, la didattica a distanza, e quindi la scuola ha dovuto adeguarsi con delle piattaforme che ha messo a disposizione anche il Ministero. Poi si è cominciato un pochino a cambiare, nel senso che abbiamo cominciato a fare della formazione per i docenti, abbiamo messo a disposizione degli animatori digitali per aiutare le scuole, abbiamo messo a disposizione del personale dedicato, degli assistenti tecnici informatici, abbiamo messo a disposizione anche grazie alla Regione Emilia-Romagna e agli enti locali, tutti, nessuno escluso, quindi comuni, province in particolare, e comunque i vari enti che citava anche prima il signor Ministro, tutto quello che avevamo a disposizione per riuscire a ripartire, per riuscire ad assicurare un servizio scolastico costante, seppur diverso, da quello a cui eravamo abituati. La scuola non si è fermata neanche nei mesi estivi, come spiegava prima il signor Ministro, perché dopo il lockdown, maggio-giugno, c'è stata la didattica a distanza sempre più organizzata e sempre più costante, ma con le innegabili difficoltà che questo ha comportato, perché, voglio dire, non è semplice, sia per le famiglie non è stato semplice, e quindi vanno ringraziate le famiglie che hanno compreso tantissimo, come dire, l'emergenza e hanno capito anche le difficoltà, ma soprattutto, ripeto, il personale scolastico ha fatto del suo meglio. Ma nei mesi estivi ci siamo occupati della ripartenza, la ripartenza a settembre col piano scuola. Il ministro Bianchi era il presidente del comitato di esperti che ha, come dire, dato un grossissimo contributo a questo documento. E tutte le scuole hanno lavorato insieme ai comuni, insieme agli enti locali in genere, alle province, alla stessa regione, e già a maggio-giugno aveva fornito delle SIM, comunque tutto quello che serviva per garantire la didattica a distanza, anche a coloro i quali, loro malgrado, non erano in grado di farlo per la didattica a distanza. Pensiamo a chi non ha un computer a casa, a chi non ha una scheda SIM. L'anno scorso abbiamo distribuito con la regione migliaia di schede SIM, soprattutto nell'Appennino, insomma nei territori meno forniti dal punto di vista anche delle linee, quindi della digitalizzazione in genere. E c'è stata una collaborazione incredibile da parte di tutti gli enti locali. I patti di comunità che citava prima il signor Ministro sono già partiti l'anno scorso, chiaramente adesso ne parleremo,
L'obiettivo è quello di continuare, ma anche oltre la pandemia. Quindi mi riferisco alla sua domanda. Cioè questo patto di comunità, questi patti di comunità che sono già partiti e che comunque si intensificheranno moltissimo con i 510 milioni di euro che citava il signor Ministro, avranno inizio nella scuola estiva, quindi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, inizio settembre, ma l'obiettivo è quello di andare avanti. Cioè se ce l'abbiamo fatta, ce la continuiamo a fare durante l'emergenza, a maggior ragione riusciremo a farcela, speriamo presto, quando l'emergenza sarà superata. Quindi questa resilienza dimostrata, questi patti di comunità devono essere un punto di riferimento costante anche negli anni e mesi successivi alla fine dell'emergenza. Dicevo, l'apporto della collaborazione degli enti locali, noi abbiamo avuto situazioni veramente di lavoro comune in Emilia Romagna, ma anche in altre regioni. Mi viene in mente l'esperienza, ne cito solo alcune, di Reggio Emilia, in cui ragazzi e studenti sono andati in Banca d'Italia a fare lezioni. Mi viene in mente l'esperienza di Bologna, qui c'è Daniele Ruscigno, le classi sono ancora più in fiera. Quindi l'apporto del territorio, l'apporto di tutti i settori, tutti gli enti pubblici e privati che ci hanno dato la Protezione Civile, la Protezione Civile, la Croce Rossa, tutti coloro i quali comunque hanno contribuito alla ripartenza prima e alla didattica attuale adesso, perché non dimentichiamoci che si è arrivati al 100%, le scuole superiori sono al 70%, ma tutto questo grazie ai trasporti, grazie agli enti locali, grazie alla Protezione Civile che garantisce i controlli, grazie al personale sanitario che continua a dare un grossissimo apporto con riferimento al tracciamento, con riferimento ad altri aspetti che ben conosciamo. Andando a vedere che cosa ci rimane, che cosa ci rimarrà, sicuramente i patti di comunità sono al primo posto, perché il Ministro ha avuto modo di scrivere anche un libro su questo argomento. Lei diceva giustamente che bisogna coinvolgere l'autonomia scolastica, assolutamente sì, gli organi collegiali sono al primo posto. Non dimentichiamoci che esiste sin da lontano 97 una norma che consente alle autonomie scolastiche di svolgere attività extracurricolari e poi con la legge 107 del 2015 il piano nazionale della scuola digitale che per la prima volta veniva messo in una norma. Beh, questo è il momento di implementarlo, di attuarlo, di continuare a fare tutto quello che in Emilia Romagna e in altre regioni d'Italia era già partito, ma sicuramente ancora di più in questo momento storico serve implementare. Mi riferisco appunto, l'ho già detto prima, al contributo grossissimo dei docenti che hanno fatto squadra ancora di più di quanto non facessero prima, perché hanno condiviso esperienze tra di loro, hanno condiviso lezioni, hanno condiviso anche l'aiuto dell'utilizzo della piattaforma, perché c'è quello più giovane, più esperto, e quello magari un po' meno esperto, al di là dell'età che è poco incide su questo, che comunque ha bisogno. Hanno condiviso, grazie anche all'aiuto di animatori digitali, come dicevo prima, anche noi come ufficio abbiamo messo a disposizione. Noi abbiamo il servizio Marconi all'Università Emilia Romagna, che è un po' il fiore all'occhiello, no? Possiamo dire della nazione, siamo partiti non a caso Marconi, il nostro servizio Marconi, poi è stato, come dire, seguito anche per gli animatori digitali di tutto il resto d'Italia. E abbiamo abbandonato quindi il vecchio paradigma della formazione. Ed è inevitabilmente cambiato anche il rapporto tra docenti, famiglie e studenti. Nel senso che molti studenti che prima, come dire, avevano un rapporto prettamente scolare con i docenti, adesso, come dire, vivono il rapporto con i compagni di classe, con i docenti stessi, come un indispensabile rapporto di socialità. Da qui l'importanza dei patti di comunità dell'Stato, perché come sapete bene, se è vero che ci sono, come dire, dei patti predisposti per in qualche modo recuperare un pochino il gap nelle competenze, è altrettanto vero che nei mesi di luglio e agosto, sempre su base volontaria, le scuole si occuperanno proprio di questo, del recupero della socialità. Parliamo dello sport, parliamo dell'arte, parliamo della musica, parliamo di tante altre iniziative che le scuole potranno, con gli organi collegiali e con l'aiuto di tutti gli enti del primo, del secondo e del terzo settore, come fa il signor Ministro, mettere in campo. Altra esperienza fondamentale che abbiamo imparato a implementare, l'outdoor education. Nei mesi estivi ci stiamo, come dire,
ingegnando per fare lezioni all'aperto per ovvi motivi di sicurezza. A Bologna abbiamo una scuola che ha il compito, un dirigente scolastico che ha il compito di essere anche il presidente nazionale di questa forma di educazione che tutto sommato, come dire, in questo periodo è implementato, è stato implementato, sempre per garantire la massima sicurezza, il massimo distanziamento dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. E se è vero che la scuola dell'infanzia la fa da padrona con la loro education, perché sappiamo bene che come dire, le attività dei bambini più piccoli fondamentalmente riguardano l'osservazione della natura, lavori che comunque incidono sui parchi pubblici, all'aperto e quant'altro, è altrettanto vero che anche le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado hanno intrapreso questo percorso. Quindi questa è un'altra cosa che sicuramente ci porteremo dietro. E ce la porteremo dietro, ripeto, non soltanto finché dura l'emergenza, ma anche dopo. Sono tutte cose che ci hanno fatto crescere, come tutti i periodi difficili. Prima il ministro Bianchi citava il terremoto, anche lì ci siamo rialzati, siamo ripartiti a settembre. E quell'esperienza ci ha segnato, ci ha aiutato a crescere. Andando nello specifico, le evoluzioni positive dei patti di comunità. Le alleanze con il territorio sono fondamentali, ma su questo l'Emilia Romagna, insomma, ne ha già detto il ministro Bianchi, abbiamo la fortuna di avere degli enti locali presentissimi in una regione che mette a disposizione risorse, sia umane che finanziarie, le cooperative che ci aiutano, tutto quello che ci sta attorno, diciamo, va nella direzione di prendere le scuole come punto di riferimento, ma di fare proprio un accordo tra tutti per garantire alle nostre famiglie e ai nostri studenti il meglio che ci possa essere. Il terzo settore è fondamentale, le imprese sono fondamentali. Tutto questo chiaramente prevede appunto il patto di comunità, cioè degli accordi per rafforzare le nostre famiglie. Sottolineo ancora una volta l'importanza della socialità, perché il vero vulnus delle ricerche che ci sono state, è vero, c'è stato un gap anche di competenze, però era inevitabile, ma il vero bonus dei ragazzi in questo momento storico, in questo periodo, è stata la socialità. Quindi è assolutamente indispensabile che i patti di comunità, specialmente nei mesi di luglio e agosto, mettano al primo posto questo momento. Abbiamo già distribuito con USR Emilia Romagna 1.100.000 euro quest'anno alle scuole secondarie di secondo grado, dopodiché i famosi 510 milioni di euro che citava prima il ministro, 320 milioni sui PON, 150 milioni più altri 40 milioni con la legge 440 serviranno a distribuire alle scuole altri fondi in modo tale che con gli organi collegiali competenti si realizzino questi patti di comunità che nei mesi di giugno e nei mesi di settembre serviranno anche a come dire, garantire il gap di competenze ma nei mesi di luglio e agosto soprattutto anche. Poi con la regione Emilia Romagna vedo che è arrivata anche l'assessore Paola Salomoni, abbiamo fatto anche un ragionamento un ulteriore finanziamento regionale, che ci darà, credo, anche l'assessore regionale, che non va assolutamente in contrapposizione, ma va ad aggiungersi e a, come dire, incanalarsi in un lavoro comune, come diceva prima il ministro, un lavoro comune per garantire la massima offerta a tutti i nostri ragazzi. E quindi abbiamo una cornice di senso che dipende dalle scuole, che con i loro organi collegiali, con i loro collegi docenti decideranno quali sono le alternative e quali sono le attività. Abbiamo dei finanziamenti, abbiamo, ripeto, la fortuna di avere enti locali, cooperative, primo, secondo e terzo settore presentissimi in Emilia Romagna. Quindi lo scenario è quello delineato dalla circolare del capo dipartimento Messina di qualche giorno fa. E da quello che trovate sul sito del Ministero, dove è spiegata bene, sicuramente meglio di come ho potuto fare io in questi 15-20 minuti, tutto quello che concerne l'attività dei partiti. Le direzioni generali competenti a breve daranno istruzione anche alle scuole su come chiedere accesso a questi fondi. Per quanto riguarda il PON, quindi 120 milioni di cui parlavo prima, ci sono già le istruzioni, in questi giorni le scuole possono già fare domanda, perché queste scuole hanno già contribuito con i loro apporti anche dal punto di vista delle proposte a, come dire, dare suggerimenti al Ministero per riuscire a trovare modalità tali da soddisfare
tutte le esigenze. Noi abbiamo ricevuto dalle scuole superiori dell'Emilia Romagna centinaia di progetti che abbiamo già finanziato con quei famosi soldi che dicevo prima, Vado a concludere per non rubare troppo tempo agli altri relatori. Quello che posso dire è che sicuramente l'implementazione dei patti di comunità ha avviato, come diceva il ministro, per la scuola estiva, ma dalla è stato in poi. Quindi se ce l'abbiamo fatta ce la faremo sicuramente, grazie all'aiuto di tutti, personale scolastico, dirigenti scolastici, nessuno escluso, docenti, ATA, enti locali, cooperative, tutti quegli enti pubblici e privati che ho citato prima. Sicuramente questo è un elemento che ci fa riflettere sulla necessità di continuare a sfruttare questa esperienza anche nei mesi, in cui avremo superato l'emergenza pandemica, e quindi ci porteremo dietro delle situazioni che in qualche modo ci possono far continuare a sfruttare ciò che abbiamo appreso. Mi riferisco per esempio anche al discorso del didattico a distanza, che ovviamente non sarà la regola, ma sarà comunque possibile, sicuramente con più esperienza, utilizzare per esempio le scuole in ospedale, per quei bambini che sono costretti a non avere un rapporto quotidiano e costante con i loro compagni, con i loro docenti, con loro tutti, le scuole in carcere, tutti altri aspetti che comunque stiamo approfondendo e che con tutte le scuole contribuiranno nei prossimi mesi quindi per rispondere alla sua domanda, la cittadinanza attiva e la costruzione della comune scuola restano al primo posto, e l'esperienza di noi sofferta di questi mesi ci deve far rimanere resilienti. Si parlava prima del piano nazionale di ripresa e resilienza, no? Questo PNRR che ha messo in campo delle risorse per la scuola che non sono mai state viste prima, parliamo di milioni e milioni di euro. Sicuramente questi soldi ci devono servire per non solo per ripartire, ma anche per mettere giù delle linee guida che ci possono essere utili col vostro aiuto, con l'aiuto di tutti, per farne poi uno strumento di lavoro costante e quotidiano. Grazie. Grazie a lei, vice direttore di Palma. A me ha trasmesso intanto una grande profondità di pensiero, che quindi, e lo dico così, arriveranno delle risorse sui territori grazie al PNRR, ma se non c'è profondità di pensiero e di visione, non c'è prospettiva, e quindi credo che le risorse possono essere impiegate al meglio quando c'è questo tipo di visione, e che non nasce oggi, nasce da prima, si porta dietro delle fragilità amplificate dalla pandemia, ma durante la pandemia già si sono create anche appunto soluzioni che possono andare ben oltre e portarci dietro appunto quello che c'è di buono. E inoltre quello che credo sia emerso in modo evidente è la ricchezza e la pluralità del nostro territorio e di una scuola già aperta, cioè come dire che è già una scuola che interagisce con il territorio, un territorio che appunto viaggia in una logica sussidiaria e complementare, che secondo me è una parte di grande qualità del nostro sistema integrato dei servizi e tutto quello che portiamo avanti assieme. Prima di passare la parola alla assessora Salomoni, volevo brevemente, proprio con due slide, farvi vedere insomma quello che avevamo pensato, ovviamente in modo largo, nella piattaforma Cooperare per ripartire. Vado ovviamente a titoli, non entro nel dettaglio perché non è questa la sede, però noi siamo partiti proprio da un'idea che tiene assieme alcuni elementi che sono emersi durante la pandemia, ma non solo, quindi 5 cluster di riferimento: la salute, il tema dell'inclusione, l'idea di educazione alla cittadinanza, della comunità che ricomprende socialità, degli spazi, che sono ovviamente connesse in modo evidente agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, il goal 3, il goal salute e benessere, il goal 4, istruzione di qualità, il tema dell'innovazione, tutto il tema della riduzione delle disuguaglianze, ma anche una cultura
del consumo consapevole e responsabile, uno stile, diciamo così, educativo, quindi l'educazione al consumo consapevole e alla sostenibilità. E da quello siamo partiti per elaborare proposte sul tema della didattica inclusiva, della transizione scolastica, un occhio di riguardo ai bisogni educativi speciali, sportelli ascolto. In questo momento è molto importante avere una relazione continua e continuativa, lo sapete meglio di me, tra i vari i docenti, gli studenti, le famiglie, i genitori, e quindi riuscire a capire quali sono i bisogni e anche le difficoltà che si sono create in modo più evidente durante la pandemia. Tutto il tema del dopo scuola, il tentativo di gestire in modo con figure di comunità il tema del, diciamo così, dell'inclusione e tutto quello che può essere il tema dell'orientamento anche al mondo del lavoro. Sulla cittadinanza, ovviamente, attività fatte rispetto al consumo consapevole e sostenibile, la cittadinanza anche nell'elaborazione dei traumi del lockdown. Attraverso, noi abbiamo coinvolto due teatri, il Teatro dell'Argine, per esempio, e il Teatro La Baracca Testoni, proprio per elaborare anche proposte di ritorno alla socialità e per elaborare attraverso l'arte forme di superamento di traumi derivanti anche dal lockdown, per dare un'idea, insomma, di come è complesso anche quello che abbiamo un po' messo assieme. Il tema della comunità, la città come ambiente di apprendimento, quindi l'outdoor education, gli operatori di comunità, la conciliazione vita-lavoro, questo è un tema centrale, nel senso che la pandemia sta cambiando l'organizzazione del lavoro, cambia i tempi, cambia i modi di stare assieme e quindi anche come conciliare in modo nuovo la vita e il lavoro delle famiglie, fondamentale anche attraverso servizi appunto educativi, ma non solo. E infine il tema degli spazi, quindi portare anche il nostro know-how, che come sapete nel nostro territorio, questo soprattutto per quanto riguarda gli asili, la cooperazione ha creato nel corso degli anni delle strutture innovative in termini proprio anche di apprendimento e appunto per i bambini e per le bambine. Ovviamente questa proposta sta anche nel costruire assieme degli ambienti di apprendimento nuovi e contribuire assieme, collaborare assieme per anche rendere migliori. Ecco, questo molto brevemente, ovviamente non entro nel merito, è l'idea larga che abbiamo elaborato di molte cooperative, è un'idea che si implementerà ancora. Ovviamente questa iniziativa vuole proprio condividere questa esperienza e tutto quello che abbiamo pensato esiste nel momento in cui c'è volontà di collaborare e di coprogettare assieme delle soluzioni. Questo è la coprogettazione, se ne esce fuori solo cercando, come dire, di mettersi a disposizione e cercare di risolvere dei problemi molto concreti. Starei proprio su quello, problemi molto concreti e opportunità che il nostro territorio può avere. Interrompo la... mi vedete, ora è tolto? Ok, bene. A questo punto passerei la parola all'assessora Salomoni. Il ministro ovviamente nell'introduzione ha messo in evidenza l'importanza del sistema emiliano-romagnolo, quindi possiamo dire che per la regione Emilia-Romagna la scuola e le politiche educative rappresentano sicuramente una priorità assoluta, è un tema d'eccellenza, dobbiamo dircelo, sia in un momento di normalità e ancora di più durante il periodo pandemico. La regione Emilia-Romagna è un riferimento in ambito nazionale, il ministro parlava anche di andare oltre, fare gemellaggi con altri luoghi, altre regioni per, come dire, condividere anche le nostre esperienze. Noi siamo ovviamente un riferimento di qualità nei percorsi educativi dall'infanzia all'adolescenza, ovviamente anche oltre. Se parliamo per esempio di università, abbiamo Bologna, Modena, Reggio Emilia, abbiamo realtà molto significative e importanti. Negli anni è stato costruito un sistema educativo capace ed inclusivo che ha consentito di avere un'espressione scolastica di 2,5 punti sotto la media nazionale, noi siamo circa l'11%. Ecco, da un osservatorio regionale è evidente che la pandemia ha avuto un impatto molto forte e ha messo, come dire, ci ha messo alla prova di gestire le problematiche. Assessora, io le chiederei su quale linea di azione si è mossa la giunta regionale, non solo per gestire l'emergenza, ma anche per scommettere sul futuro della scuola. E quindi, più che parlare del passato, quali traiettorie
state investendo, su quali traiettorie state investendo e come queste risorse possono favorire anche lo sviluppo di quelle collaborazioni, di quei patti educativi di comunità, di quelle alleanze tra mondo della scuola, terzo settore, mondo dell'impresa, nelle comunità e nei territori dove siamo. Quindi darei la parola e la ringrazio ovviamente per essere qui con noi questa mattina. Grazie a voi. Allora, intanto mi permetto di, come dire, andare in filiera sia con quanto avete appena detto sia con quanto dice il ministro. Il valore della scuola in Emilia Romagna è un valore, come dire, indiscutibile, lo è sempre stato e in questo diciamo primeggiamo, ma primeggiamo per consentimento, non è solo una gara, ma è proprio una volontà di sperimentare, di portare avanti dei percorsi che hanno al centro la scuola come appunto bene comune. Ecco, io credo che questo sia un po' il primo passaggio, no? Se vogliamo il fondamento di humus anche culturale su cui costruire questa logica dei patti di comunità. E, Mi permetto di partire da qui perché è chiaro che io mi sono insediata sul lavoro fatto dall'attuale ministro e quindi mi sono trovata in una condizione in cui sia il valore della scuola come bene comune, sia la stessa idea di patti di comunità, di lavoro trasversale attraverso tutte le comunità, era un'idea che è compenetrata nella realtà. Un modo di lavorare che ci ha aiutato nell'emergenza, un modo di lavorare che vogliamo ci traghetti alla normalità, che questo diciamo è la fase di futuro immediato, di futuro da domattina, diciamo, che non è necessariamente il futuro di prospettiva, che è un ulteriore terzo momento in cui il valore della scuola come parte fondante della comunità ci deve di nuovo accompagnare. Ecco. Quindi mi permetterò nel raccontarvi cosa stiamo facendo, di raccontare anche cose che abbiamo sempre fatto, perché è chiaro che da qui, da queste iniziative dobbiamo partire e dobbiamo cercare di allargare la nostra visione, di prendere le sfide che stanno arrivando, e questo credo che sia un po' forse il tema, e che sono, come dire, le sfide di una rivoluzione. Siamo in una fase in cui un insieme di rivoluzioni sconvolgono la società. Ce ne avevamo già due o tre alle spalle imponenti e molto impattanti anche sul mondo della scuola e della formazione. Penso al digitale, penso alla rivoluzione digitale, penso alla rivoluzione climatica e quindi all'emergere delle tematiche legate al climate change che... Quindi questi due grandi movimenti di trasformazione ci hanno, come se non bastasse, diciamo, ci ha colto questo terzo elemento pandemico e quindi di crisi sanitaria globale che ulteriormente sconvolge gli orizzonti e quindi genera questa dualità, no? Tra crisi e opportunità, e noi bisogna che sfruttiamo l'elemento di opportunità. Ora comincio dal futuro di domani. Il primo futuro è quello della diciamo possibilità di utilizzare l'estate per riprendere una parte delle attività che in qualche modo sono state forzatamente sospese. E se guardo l'Emilia Romagna, io penso che il Covid soprattutto ci abbia limitato nella scuola aperta, nella scuola nel rapporto tra la scuola e la società, perché è vero che abbiamo avuto diciamo sui ragazzi più piccoli delle fasi di chiusura che sono durate alcune settimane. Chi maggiormente, diciamo, su questo anno scolastico ha dovuto modificare le proprie abitudini sono stati gli studenti delle scuole superiori, e a questi abbiamo fatto didattica, l'abbiamo fatta come potevamo rispetto ai termini pandemici, in parte a distanza, ma soprattutto gli abbiamo tolto tutte le occasioni di guardare fuori. Ecco, quindi credo che questo e molte, diciamo, facendoli lavorare da casa, delle occasioni di stare insieme. Quindi credo che dal nostro punto di vista come regione sia importante che questi due elementi sui ragazzi più grandi, quelli dai 12 anni in su, delle superiori, vengano rafforzati. Su questo stiamo lavorando, come giustamente ha citato il dottor Di Palma prima, insieme all'ufficio scolastico regionale, per ottenere un piano regionale
che possa andare in aiuto, ma che sia il più possibile complementare e integrativo rispetto al piano che già il ministro Bianchi ha impostato e che certamente ha dato una chiara connotazione di che cosa si intende con scuola aperta. Quindi innanzitutto noi già a partire dall'estate vorremmo essere di supporto nella direzione che il Ministero ci ha dato e con gli strumenti che l'Emilia Romagna ha, che ovviamente ci connotano in qualche modo. E chiaramente questo è un pezzo della ripresa della normalità che dobbiamo riconquistare in qualche modo e dentro cui dobbiamo anche riattivare dei progetti che noi avevamo storicamente, che non nascondiamo che in questi 2 anni hanno in parte sofferto della difficoltà nella commissione tra scuola e società. Diciamo, penso per esempio al progetto dell'orientamento, che vedeva una serie di iniziative anche ovviamente in presenza, anche molto affollate a volte, un affollamento positivo, e che chiaramente sono state tutte sospese, mandate a distanza, hanno mancato di quella parte di socialità che chiaramente le rendeva anche attrattive e interessanti. Quindi penso anche in parte al piano sulla musica. Insomma, ci sono una serie di azioni su cui dobbiamo tornare a dove eravamo prima, riconquistandoci l'uso dello spazio e del tempo che avevamo pre-pandemico. E dal punto di vista di regione, dico, dobbiamo continuare a sostenere queste iniziative, a promuoverle e a rivitalizzarle in qualche modo, perché dobbiamo appunto non perdere il terreno che avevamo conquistato. Poi da lì bisogna partire per fare altro. E io vedo, vi racconto un po' alcune delle cose che stiamo facendo, ma rapidamente. Una che mi viene in mente è che abbiamo attivato 4 gruppi di lavoro attraverso la conferenza regionale per il sistema formativo ed educativo, e stiamo lavorando su vari temi per capire cosa possiamo fare e come possiamo farlo anche. Nel migliorare la scuola del futuro. Un tema chiaro di questi gruppi è quello dello spazio che avete appena citato. Noi abbiamo delle grandi capacità, ma abbiamo anche tutto un insieme di regole normative e meccanismi di finanziamento che a volte portano alla costruzione di edifici, non particolarmente pensati in termini di didattica. Per ragioni contingenti, come possiamo fare per migliorare questo aspetto? Come possiamo fare per aiutare i territori ad essere tutti innovativi, non solo quelli che magari hanno una connotazione più vicina, ad alcune scuole di pensiero e quindi riescono a far sbocciare realtà di eccellenza, ma come possiamo fare tutti insieme, bene comune, un percorso verso una scuola, spazio, che sia una scuola moderna? Ecco, abbiamo attivato un gruppo di lavoro che è presieduto dall'architetto Cucinella, che sta lavorando in questa direzione. Una direzione quindi di molto futuro, perché già quando si parla di edilizia si lavora sempre in termini di pluriennali, ma qui vogliamo veramente avere un pensiero rivolto alle generazioni che vengono. Tutto questo finanziamento che verrà dal recovery vorremmo che fosse un finanziamento visionario, quindi che venisse speso sul nostro territorio con una logica di grande innovazione. Quindi ci siamo attivati per dei tavoli che servono a ragionare e che al momento stanno lavorando, sono tavoli frutti della conferenza, quindi stanno lavorando con le istituzioni in quanto tali, ma saranno aperti a raccogliere dal territorio, quindi hanno fatto una prima elaborazione, ma che condivideremo presto in qualche modo, perché crediamo veramente che tutto il tessuto sociale della regione che lavora intorno alla scuola ovviamente abbia qualcosa da dire, abbia dei contributi da portare, abbia degli esempi da mettere nei carnet. Ecco. Questo per quanto riguarda proprio il futuro più lontano, no? Quindi vi ho parlato dell'immediato e di quello che avrà una ricaduta certamente appunto pluriennale da pensare dentro l'ambito di piani di finanziamento molto lunghi. Per citarvi una cosa nel mezzo, una delle tante, però che mi preme anche per natura e cultura mia,
la partita del digitale. Noi nell'agenda digitale abbiamo messo una sfida specifica sulle competenze. E qui c'è chiaramente, diciamo, chiaro che qui quando si parla di competenze digitali si pensa anche alle persone che stanno già lavorando e che vanno formate alle nuove tecnologie, eccetera. Quindi il tema è amplissimo. Arriva il dottorato, arriva gli atenei, che ci tengo a dire, sul nostro territorio sono capillari, perché andiamo dalle sedi a Piacenza, all'Università di Parma, di Reggio, sto scendendo, di Parma, di Reggio, di Modena, di Ferrara e a Bologna, che ha insediato centri in tutte le grandi città della Romagna. Quindi noi abbiamo un'università diffusa e questo è un altro valore. Però è chiaro, qui stiamo parlando di scuola, dove e perché scuola è digitale, ma è chiaro che il digitale è uno di quei temi in cui la scuola non può far altro che aprirsi, e l'esterno non può far altro che come dire, desiderare una collaborazione con la scuola, quindi è un terreno privilegiato di aggancio, e il quale secondo me avrà un grande bisogno di sviluppo nei prossimi anni. Io vengo dall'università e dall'Università del Digitale e credo, vi confesso, che ormai mi danno ragione in tanti, ma lo dico da un po', che il vero collo di bottiglia dello sviluppo del digitale sono le competenze. Sono le competenze ovunque, quindi le dovremo tutte mettere a fattor comune, tutte mettere a disposizione, da un lato della scuola, dall'altro del resto del sistema di formazione. Quindi quello credo che sarà una grande sfida, che al momento attuale è ancora declinata dentro l'agenda digitale, che per la Regione Emilia-Romagna è un atto di indirizzo, ma adesso comincerà con i programmi pluriennali di finanziamento dalla parte dell'Europa, quindi con il fondo sociale fondamentalmente, ma in alcuni campi specifici tecnici anche col FESR, perché possiamo anche, è chiaro che a un certo livello il digitale è chiaramente leva di sviluppo. Ecco, dovremo immaginare degli scenari appunto in cui la scuola apre e il digitale è l'argomento da costruire insieme alla società. E rispetto, diciamo, al patto di comunità come strumento, credo che questa dell'estate sia un'occasione per svilupparlo e per capirne le potenzialità e anche, diciamo, gli strumenti poi di crescita, no? Perché gli scenari che sto raccontando sono scenari di tale ampiezza che devono stare in un accordo programmatico, non solo in un accordo, diciamo, di organizzativo, ma anche proprio in una visione politica e programmatica dei passi da fare insieme. Quindi credo che dovremmo fare un ragionamento, ecco. Credo anche che su questo diciamo, la Regione, se vuole avere un ruolo al di là del contenitore territoriale di una realtà molto varia come la nostra, sì, potrebbe essere una bella idea lavorare col Ministero e anche eventualmente ragionare di modelli e di metodiche che possono essere dispiegate sul territorio, in modo che anche le regioni possano essere parte attiva nello sviluppo e nello sbocciare di questi patti di comunità. E quindi vedo, come dire, la parte di opportunità molto ampia. Tanto lavoro da fare, finanziamenti che si stanno delineando, per fortuna ormai siamo alle ultime settimane all'orizzonte, quindi forse è il momento migliore, no? Quando, come dire, il sole comincia a sorgere, noi dobbiamo tirare fuori l'energia che abbiamo per mettere a segno gli obiettivi. Ecco, questa è un po' la mia visione della cosa. Grazie, Assessora Salomoni. Intanto, ovviamente, è molto importante, credo, come ho detto anche in apertura, insomma, lavorare, il lavoro che state facendo in questi gruppi di lavoro che cercano di dare appunto una visione di medio-lungo periodo, cioè non ci fermiamo solo nel breve, ma cerchiamo di guardare anche avanti, perché è quello, se vogliamo cambiare in modo importante, se vogliamo innovare, se vogliamo insomma cercare di prendere le opportunità, credo che bisogna appunto avere visione. Quindi anche in questi gruppi di lavoro noi come cooperazione, quando ci inviterete, ovviamente faremo la nostra parte insieme ovviamente a tutti quei soggetti che in qualche modo si occupano in modo largo di scuola.
E poi appunto credo che il tema del digitale sia centrale e forse nella società del futuro sarà molto più importante il digitale, ma allo stesso tempo la prossimità, la relazione e la socialità. Cioè, non è cioè bisogna tentare di appunto tenere assieme questi elementi, lo stiamo vedendo anche in questo tipo di conferenze, a volte sono strumenti molto utili, come dire, la socialità rimane un elemento centrale da curare, quindi digitale, socialità e prossimità, quello che viaggeranno assieme, bisogna forse pensare proprio in questo modo. Quindi grazie intanto per il lavoro che state facendo, noi ci siamo e insomma andiamo avanti insieme. Grazie. Bene, adesso ovviamente passerei la parola al consigliere delegato, sindaco del Comune di Valsamoggia, Daniele Ruscigno. Abbiamo sentito dalle parole della Salomoni come si sta muovendo la Regione Emilia-Romagna, quindi quali sono in qualche modo le prospettive in cui ci andiamo a muovere, anche come dire, quello che ha fatto emergere l'Ufficio Scolastico Regionale, questa forza resiliente dell'autonomia scolastica, e la necessità appunto di costruire collaborazioni e responsabilità condivise, perché è questo anche un tema, prendersi insieme dei pezzi di responsabilità. I comuni ovviamente, come gli istituti scolastici, vivono proprio in maniera concretissima i territori, sono una parte integrante del tessuto sociale, lo conoscono, lo rappresentano, e i comuni, lo sappiamo, hanno giocato e stanno giocando un ruolo in prima fila per rispondere a quelli che sono i bisogni che emergono dalla pandemia. Noi con la città metropolitana siamo trovati sia nel primo lockdown, sia durante, sia nel secondo lockdown a stringere dei patti proprio per cercare di gestire l'emergenza, e abbiamo trovato delle collaborazioni importanti, dei punti di caduta importanti che hanno cercato insomma di dare un'omogeneità al territorio della città metropolitana, cosa non semplice, ma ci abbiamo provato e credo che l'elemento collaborativo abbia prevalso a un certo punto tra i vari soggetti, istituzioni, cooperative sociali e altre. Ecco. Noi cooperazione siamo questa strana creatura tra mercato e società civile che ha comunque sempre una mission che guarda all'interesse generale e a un interesse mutualistico delle persone che sono radicate nei territori e quindi insomma facciamo parte di quel sistema integrato che credo sia un elemento di qualità della nostra regione, dei nostri territori. Veniva citato all'inizio dal ministro Bianchi il patto regionale per il lavoro e il clima. Noi a livello metropolitano abbiamo siglato il patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, e che sicuramente rappresenta anche un'innovazione nel rapporto tra istituzioni locali, forze sociali, sono anche sindacati, forze imprenditoriali bolognesi e molesi, perché ha impostato la relazione sullo sviluppo di progetti. Secondo me questo è un elemento molto interessante, quindi in un'idea di coprogettazione di soluzioni concrete che tengono assieme un po' appunto gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. In questo crediamo che la città metropolitana possa e debba giocare anche un ruolo nello sviluppo ovviamente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi dobbiamo essere tutti pronti. Credo che questo patto siglato proprio con schede progettuali molto concrete come dire, ci dia la possibilità di essere pronti a indirizzare al meglio delle risorse che arriveranno. Come Alleanza delle Cooperative abbiamo voluto inserire i patti educativi di comunità all'interno del appunto del patto per lo sviluppo sostenibile della città metropolitana, e proprio nella logica che ci siamo detti, e quindi abbiamo necessità di capire e di lavorare assieme per passare un po' dalle parole ai fatti e sviluppare un percorso per mettere a terra quelle alleanze, quelle collaborazioni appunto che rientrano nella logica dei patti educativi di comunità. Allora la domanda che le faccio è: che ruolo giocherà la città metropolitana per l'implementazione dei patti educativi di comunità, e come possiamo trovare dei luoghi e nei quali sperimentare, nel quale coprogettare assieme contenuti didattici, lavorando in squadra, dentro una cornice regolamentare che, appunto, come è stato anche detto, vede l'istruzione come un bene comune, e quindi la cura di questo bene comune passa appunto dalla capacità, credo, anche di
costruire assieme dei contenuti didattici e delle risposte quindi alle nostre comunità. Darei la parola a Ruscigno per una riflessione su questi punti. Ecco. Grazie. Bene, grazie, buongiorno anche da parte mia. Prima di rispondere alla domanda mi prendo un minuto per fare, colgo l'occasione per fare un ringraziamento non formale a tutto il mondo della cooperazione, in particolare alla vostra organizzazione, perché abbiamo passato insieme tutti questi mesi difficili, tantissime ore, tantissime giornate, e devo dire che il lavoro che abbiamo fatto insieme ci ha consentito anche di chiudere, di sottoscrivere degli accordi che hanno superato anche degli elementi di criticità, che io anche in base a quello che diceva prima il Ministro dobbiamo impegnarci anche sulla scorta di questa esperienza ad andare a risolvere, perché io credo che non abbia più senso andare a lavorare per fare degli accordi, per superare delle criticità di trattamento, di disparità di trattamento tra il mondo della cooperazione e quelli invece della filiera pubblica, perché deve invece essere visto come un mondo integrato, e quindi anche su questo credo che si debba lavorare. Ma volevo usare questo minuto proprio per fare un ringraziamento non formale, perché nei tavoli che abbiamo realizzato, che devono essere tavoli emergenziali, poi di fatto si sono trasformati in tavoli permanenti in cui abbiamo affrontato anche le altre tematiche, abbiamo avuto un grandissimo supporto e non solo naturalmente della rappresentanza, ma anche di tutto quello che poi è stato il riscontro di tutti i lavoratori che si sono messi e hanno superato anche le mille difficoltà, hanno dato veramente un contributo di straordinaria importanza per superare questa fase. Quindi ne approfitto per fare veramente un ringraziamento, e nel tema che affrontiamo oggi è di buon auspicio, perché questa collaborazione, che è già profonda e ha già dato degli importanti risultati, credo possa trovare ancora maggiore espressione nei patti di comunità. Prima però di entrare nel merito, mi ha sollecitato in modo molto importante alcune di quelle riflessioni che ha fatto il Ministro. Tra l'altro, non so a voi, ma sentirmi chiamare Daniele dal Ministro mi fa ancora un po' impressione, no? Nel senso che è segnale naturalmente di aver fatto tutti noi un lavoro molto importante in questi anni, che ha raggiunto anche quella complicità e quella visione unitaria di intenti, che credo che adesso che abbiamo la squadra, e io lo dico anche con orgoglio, la squadra dell'Emilia Romagna, che è finita ai vertici del nostro Stato, perché secondo me Patrizio e anche il dirigente Versari sono naturalmente una squadra che da noi è stata propedeutica anche alla realizzazione di progetti molto innovativi nella nostra regione. Adesso la troviamo ai vertici dell'organizzazione del nostro Stato, e quindi io credo che sia importante ancora di più che la nostra esperienza possa non fermarsi e possa percorrere ancora strade innovative, perché se ci fermiamo e diciamo qui ci sono le cose, tra le cose migliori dell'intero panorama italiano, non stiamo facendo un servizio né per noi né per l'Italia intera. Quindi dobbiamo proseguire sulla filiera dell'innovazione. Io credo che i patti di cui parliamo oggi siano un tema molto importante che dobbiamo mettere a terra nel più breve tempo possibile e darne anche una continuità rispetto all'azione. I temi contenuti in questi patti sono veramente molto significativi. L'assessore Salomoni prima richiamava il concetto degli spazi. Su questo le risorse che sono arrivate in questi anni ci hanno consentito di cominciare a ragionare compiutamente e non solo a livello progettuale sulla realizzazione e sulla concettualizzazione anche di spazi, partendo naturalmente dalla sistemazione delle questioni più ordinarie, perché la messa in sicurezza del patrimonio esistente sicuramente ha avuto un'azione prioritaria, ma stiamo già mettendo a terra anche alcuni concetti che anche all'interno del tavolo regionale, e io credo che questa sia stata un'operazione dell'assessore Salomoni assolutamente fondamentale e visionaria per molti punti di vista, perché va a coinvolgere anche delle personalità che tendenzialmente arrivano sempre un po' dopo la realizzazione di quelli che sono i piani di progetto anche dell'edilizia scolastica, mentre adesso qui sono state invertite le situazioni, quindi prima ancora di cominciare a ragionare sui metri quadrati, sulla tipologia della struttura, si ragiona anche concettualmente su quello che poi deve essere l'uso finale del contenitore. Quindi credo che da questi tavoli usciranno
dei criteri molto importanti che ci potranno aiutare a utilizzare al meglio anche le risorse che arriveranno dal piano nazionale. Fatte queste premesse, veniamo invece al tema più di questa mattina. Per la città metropolitana questi sono strumenti fondamentali, sono stati inseriti nei piani di programmazione strategica della città metropolitana, in particolare appunto nel patto del lavoro già precedentemente citato, ed è per questo che noi li riteniamo uno degli strumenti fondamentali per andare a ragionare anche sulla funzione di programmazione, non solo quella dell'edilizia, ma anche di programmazione scolastica dell'offerta educativa che è in capo alla città metropolitana di Bologna, nell'ottica appunto di andarla a guardarla in prospettiva e qualificare tutti quelli che sono i servizi che afferiscono a 360 gradi nel tema della programmazione. Io mi sono messo qua sotto l'estratto proprio della parte del piano strategico in cui si parla della programmazione innovativa dei servizi e della ricomposizione delle filiere dei servizi, perché in questo ambito viene proprio esplicitamente citato lo strumento dei patti educativi. In particolare vorrei citare proprio l'estratto in modo proprio letterale, quando c'è un passaggio dove dice: per la più ampia realizzazione del servizio educativo e scolastico, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, variamente operanti sul territorio, la realtà del terzo settore, le scuole, le agenzie formative, possono avvalersi e sottoscrivere specifici accordi, quali patti educativi di comunità, in questo modo dando attuazione a quei principi e valori costituzionali per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell'assicurare la realizzazione dell'istruzione e dell'educazione, fortificando l'alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche e formative sono interpreti necessarie ma non uniche. Io credo che questo passaggio vada a determinare anche quanto per noi sono importanti questi accordi. E io credo che il ruolo che può giocare la città metropolitana, che ha un ruolo di coordinamento sia degli enti locali, ma anche a dei tavoli aperti con le organizzazioni sindacali, il mondo della cooperativa e le istituzioni scolastiche, possa arrivare nel dettaglio a presentare quelle che sono le proposte e ad agevolare quello che è poi messa a terra e l'impiego di queste proposte che vengono poi realizzate. Quindi all'interno di questo percorso io credo che adesso dobbiamo fare passata questa fase naturalmente intermedia tra tra l'auspicata a riapertura totale, perché io confido veramente anche ripercorrendo quelle che sono le parole del Ministro di poter arrivare a settembre in una condizione di riapertura totale. In questo senso noi dobbiamo cominciare a lavorare attraverso questi tavoli che in parte ci sono già, per andare a diffondere e a spiegare bene come si svolgono questi patti educativi, quali sono i contenuti, perché non ancora tutti hanno in mano a pieno lo strumento, e quindi sia a partire dagli enti locali e naturalmente anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, andare a ragionare su come impiegare questi patti e queste proposte progettuali a beneficio delle nostre comunità. Gli strumenti ci sono già, la volontà è significativa ed è inserita anche nei nostri obiettivi di piano, quindi la città metropolitana di Bologna si vuole avvalere di questo strumento in modo prioritario, e quindi lavoreremo naturalmente all'interno di questi tavoli per andare a portare tutte le proposte necessarie sia per sottoscrivere i patti ma poi anche per renderli attuabili. Guardate, è già stato richiamato che ci apprestiamo ad avere una fase in cui probabilmente mai come prima avremo risorse da investire sui temi della scuola e sui temi anche dell'inclusione sociale. Quindi abbiamo veramente il compito, io credo, di spenderli non solo bene, perché ovviamente tutti vogliono spendere bene i soldi pubblici, ma in questo senso dobbiamo aggiungere anche un aggettivo secondo me legato alla lungimiranza della spesa, e quindi andare a porre le radici e le basi per creare quel raccordo necessario per generare quell'inclusività che purtroppo è sempre più difficile da ottenere se ognuno fa le cose per conto suo e quindi a comparti strani. Quindi io credo che questi siano strumenti molto importanti, c'è non solo la massima disponibilità a proseguire questo lavoro, ma abbiamo già gli strumenti operativi, quindi i tavoli esistenti in cui diffondere questi progetti, risolvere anche quelli che possono essere i problemi tra virgolette burocratici per la loro messa a terra,
e sostenere l'adozione di questi patti di comunità a tutti i livelli, sia negli enti locali che nelle istituzioni scolastiche. Quindi ci sarà sicuramente un lavoro importante da fare, ma io credo che c'è già una grande risposta, perché c'è una grande attenzione a questi temi. Io credo che si potrà creare anche delle forme innovative di collaborazione in un modo, in tempi molto brevi e anche in un modo molto compiuto. Grazie Sindaco Ruscigno, e anche vi prendo un secondo per ringraziare di questi mesi di lavoro, diciamo così, insieme, che sono stati anche mesi appunto dove abbiamo discusso molto, ma abbiamo sempre trovato delle soluzioni che hanno riguardato tutto il territorio della città metropolitana, e credo che davvero lei ha detto che sarà importante diffondere e spiegare questi strumenti. Credo che questo sia un ruolo molto importante della città metropolitana, perché le amministrazioni comunali hanno proprio anche, credo, bisogno di un supporto in termini di normativi, in termini di regolamenti, in termini di conoscenza di buone pratiche, e quindi avere anche un ruolo di diffusione di quelli appunto che sono degli strumenti utili. E questo città metropolitana, la provincia a suo tempo l'ha fatto in altri tipi di ambiti, mi ricordo sotto il tema del regolamento per i soggetti svantaggiati, l'inserimento lavorativo per le cooperative sociali, quindi un ruolo proprio di condivisione, di far girare le buone pratiche, di dare gli elementi anche normativi di sostegno, fare formazione comune. Credo che siano elementi molto importanti e che possono portare un territorio a essere sempre più, diciamo così, omogeneo, quindi non soltanto l'autonomia è fondamentale specificità dei comuni, ma anche la capacità di tenere assieme un territorio. L'emergenza pandemica credo abbia evidenziato l'importanza di tenere assieme un territorio, che non è solo un comune, ma che è un insieme di comuni, che è appunto una comunità, tante comunità assieme. È un elemento secondo me centrale, e credo che la direzione che lei e anche i dirigenti di città metropolitana stiano facendo sia fondamentale, e sia questa, insomma. Quindi grazie, e andiamo avanti assieme da questo punto di vista molto concretamente. Ora passerei la parola per le conclusioni di questa mattinata di lavori alla Presidente Ghedini. Come ho accennato in apertura, dopo lo shock del lockdown del 2020, come sistema cooperativo ci siamo trovati a ragionare non soltanto su come ripartire, ma anche dandoci delle priorità da dove ripartire. E tra i primi progetti che abbiamo pensato una ripartenza, sicuramente l'ambito educativo è stato al centro delle nostre riflessioni. E ci ha portato a fare tre considerazioni riguardo alla scuola. L'ha detto anche prima Ruscigno, la scuola è una filiera composita, è una filiera che riguarda tanti pezzi, dal trasporto scolastico, l'abbiamo visto, l'uso di spazi fisici idonei, al chiuso, all'aperto, l'uso di spazi virtuali, quindi device e connessioni adeguate, la ristorazione come momento educativo e di qualità alimentare, l'elaborazione di contenuti didattici e quindi la qualità di un'offerta ricca, varia, aperta, ma anche per esempio la pulizia, la sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Ecco, tutti questi elementi della filiera sono stati impattati dalla pandemia, tutti. E per noi, come mondo cooperativo, molti attori, dai trasporti alla ristorazione ai contenuti, fanno parte di questa filiera. La seconda considerazione è appunto che, ed è emerso molto bene in questo incontro questa mattina, la scuola è un luogo di relazione tra soggetti diversi e che tiene assieme, che deve tenere assieme bisogni diversificati. Quindi una comunità educante larga, che vede l'interazione, l'ufficio scolastico regionale, le autonomie scolastiche, gli enti locali, la città metropolitana, i soggetti del territorio, le imprese profit, il terzo settore, ma anche l'associazionismo, le fondazioni, che spesso contribuiscono a progetti educativi. Ecco, diciamo così, ci sono bisogni complessi ai quali rispondere, diversi, docenti, bambini, adolescenti, ragazze, ragazzi, le famiglie, genitori. Tutta questa comunità educante è stata impattata in modo molto forte
dalle emergenze sanitarie e dalla nuova organizzazione del lavoro, sicuramente. La terza considerazione è anche qua, la scuola è essenziale per garantire il funzionamento della nostra società, non solo appunto per creare cittadinanza, sviluppo, costruire quindi opportunità per gli alunni e studenti, che è l'elemento primario, ma anche per permettere ai genitori un'adeguata vita lavorativa e gestione familiare. Abbiamo visto che quando la continuità formativa si ferma, è stata messa a dura prova dalla pandemia, c'è un grande problema che riguarda tutta la società, e quindi la continuità formativa è come elemento centrale per una società contemporanea. E insieme ovviamente a questi elementi che sono emersi in maniera molto più evidente dall'impatto della pandemia, si intrecciano questioni che vengono da lontano e che sono state aggravate dalla povertà educativa alla dispersione scolastica, il rapporto scuola e territorio, che ovviamente quando siamo a distanza ha lavorato tra virgolette meno di quanto normalmente può lavorare, ma che è un elemento centrale, la relazione della scuola col territorio l'abbiamo visto in modo evidente, e ovviamente oggi un tema molto importante che abbiamo sotto gli occhi di tutti, il tema dello sviluppo sostenibile, quindi una scuola che ha una visione lungimirante, anche diciamo così, dove lo sviluppo sostenibile è al centro. E quindi al presidente Ghedini, la cooperazione che contributo può dare a queste problematiche, diciamo così, in questo momento, sia in termini di contenuti, ma anche in termini di strumentazioni nuove, di strumentazioni che si possono utilizzare, sperimentare nel rapporto pubblico-privato, nel rapporto con la nostra comunità, e quali sono quelle alleanze da costruire con la società civile che ci circonda. Quindi le conclusioni, ovviamente, e queste domande come spunti di riflessione per concludere questa mattinata di lavori. A lei la parola, Ghedini. Grazie, grazie, spero che mi consentirete di non fare delle conclusioni, ma di consentire in poche battute di annodare un ulteriore filo di un percorso che è stato ben descritto questa mattina. E io ringrazio davvero il ministro, l'assessora Salomone, il dottor Di Palma, sindaco Ruscigno, e ringrazio tutti quelli con cui in questi mesi la cooperazione ha intrecciato relazioni che, come è stato detto da molti prima, tendevano da un lato a far fronte a bisogni urgenti, urgentissimi, drammatici. Ci ricordiamo tutti delle giornate in cui si stava ore in collegamento e non sapevamo che priorità darci e come affrontare quelle priorità, ma con lo spirito che ha lavorato persone, soggetti, persone fisiche, ma soggetti collettivi soprattutto, che hanno lavorato con lo spirito non solo della risposta all'emergenza, ma della presa in carico, dalla prospettiva, con due convinzioni di fondo che sono già state richiamate da ultimo da Simone Fabbri più volte questa mattina. Il grave impatto della crisi sanitaria sulla comunità scolastica allargata, non ripeto cose già dette, i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, le loro famiglie, il sistema relazionale che coinvolge tutta la comunità educante, le insegnanti, gli insegnanti, gli educatori, le educatrici, ma anche le dimensioni produttive del territorio. Credo che abbiamo sperimentato, come in altre emergenze, in apertura di mattinata il ministro ricordava il terremoto del 2012, ma forse questa volta di più, perché non c'è stato un evento, c'è stato e c'è purtroppo una continuità, una condizione in continuità. Abbiamo sperimentato il fatto che i luoghi dell'educazione collettiva, gli asili, le scuole materne, la scuola, l'università, sono
regolatori del funzionamento di molte dimensioni, sia pubbliche che private, della vita di tutti noi, la vita delle persone, delle famiglie, del tessuto produttivo. Io rappresento imprese, più volte ci siamo chiesti che cosa fosse meglio riaprire per primo, se fosse meglio dare priorità alla scuola perché si portava in filiera, per l'appunto, la scuola come filiera. Un sacco di moltissime altre attività produttive, o se occorresse, come poi si è deciso di fare, comprensibilmente consentire le attività di base e poi vicariare una funzione comunque essenziale come la funzione educativa nei modi in cui si è riusciti a farlo finora, che non sono modi definitivi, ma che nella loro, diciamo così, transitorietà, provvisorietà, hanno consentito di sperimentare il fatto che strumenti ordinari, a volte anche marginali nel funzionamento delle attività e quindi anche delle attività educative, hanno assunto un ruolo centrale, un'efficacia straordinaria, il digitale in primis. Giustamente Salomoni ricordava il percorso già avviato in tutti gli ordini dell'istruzione e dell'educazione per la trasformazione digitale, ma possiamo dirlo, non era all'attenzione quotidiana e centrale di tutti noi e viceversa, come dire, abbiamo avuto un salto non solo di consapevolezza ma anche di competenza, oppure abbiamo utilizzato strumenti che erano stati progettati per la specificità o per la straordinarietà come strumenti ordinari. È stato richiamato prima il ruolo, il valore che è stato dato ai contesti di outdoor education, ma anche quello che hanno assunto, ad esempio, strumentazioni digitali progettate per i bisogni speciali, che sono diventate il veicolo dell'educazione, della didattica ordinaria in molti contesti. Quindi un'inversione, come dire, delle priorità che ci ha costretti tutti anche a, come dire, una rivoluzione cognitiva. Prima Salomoni citava le rivoluzioni in corso. Ecco, credo che quella cognitiva sia una di quelle che fortemente ci stanno impattando. In questi mesi Fabri mi invitava a dire come abbiamo reagito. Devo dire che abbiamo reagito facendo un lavoro davvero cooperativo, dentro la cooperazione, rimettendo al centro la capacità di cooperare fra cooperative dentro il movimento, a livello, quantomeno a livello territoriale, ma non solo, facendo collaborare cooperative di comparti produttivi diversi anche sul progetto dei patti educativi di comunità, non solo perché se la scuola è una filiera, i contesti produttivi che sono in filiera con la scuola costituiscono a loro volta filiere, ma perché l'approccio integrato fra soggetti di comparti produttivi diversi è risultato particolarmente fecondo di idee, di contaminazioni, di anche capacità di sostegni reciproci. Quindi in questo senso davvero un lavoro collaborativo e cooperativo che ci ha dato ancora una volta, ma semmai ancora di più rispetto a ogni altra esperienza precedente, l'idea che lavorare insieme, cooperare, lo diceva benissimo Patrizio Bianchi all'inizio, per uno scopo comune e condiviso, consente un approccio agli ostacoli per l'appunto di natura creativa. Ora, quello che abbiamo di fronte, e lo dico ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno messo a disposizione nella cooperazione, nei sistemi dell'istituzione, la loro intelligenza, la loro competenza per affrontare questa fase, è cercare di lavorare per una trasformazione progettata e condivisa. E abbiamo
noi cooperazione una sfida di fronte, quella di dimostrare che c'è un valore nello scambio mutualistico che serve a leggere meglio i problemi, assumerli come necessità condivisa e progettare non solo all'interno del perimetro cooperativo, ma all'interno dei perimetri delle comunità, valore per la cooperazione che sia contestualmente anche valore per le comunità. Il repertorio degli ambiti di progettazione che prima ha richiamato Fabbri e che non richiamo a mia volta, ha quella caratteristica: mettere insieme competenze, professionalità, saper fare, saper produrre già esistenti in ambito cooperativo, integrarli fra di loro, metterli a confronto con i bisogni e farli evolvere all'interno dell'attuazione di un principio che è quello della progettazione partecipata, che, come dicevano sia il ministro Bianchi che Daniele Ruscigno, ha già delle cornici molto precise, ha delle cornici costituzionali: l'articolo 2, il principio di solidarietà, l'articolo 43, la comunanza di interessi per il bene comune, per l'interesse generale, e il classico principio della sussidiarietà orizzontale che da sempre invochiamo come veicolo per qualificare le relazioni di interesse generale, e che però, diciamo, situazione, scusatemi, si è spento il microfono, di sperimentalità, può essere, noi crediamo, ulteriormente implementato. Gli strumenti, veniva detto, ci sono, il piano estate può essere, come dire, una piattaforma di sperimentazione, una pista di sperimentazione importante. Ci sono anche strumenti già incardinati per la qualificazione, per il miglioramento della qualificazione dei rapporti pubblico-privati, che però hanno, a nostro modo di vedere, una frequentazione troppo episodica e non sufficientemente sistematica, approfondita. Il modello delle partnership pubblico-private, che è in qualche modo incardinato sia a livello territoriale nei protocolli che sono stati citati questa mattina, nel patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, nel patto regionale per il lavoro e per il clima, hanno cornici normative anche nelle norme nazionali che regolano i rapporti pubblico-privati, ma hanno bisogno di essere fluidificati, hanno bisogno di essere più frequentemente sperimentati per poterli migliorare nel tempo. E quindi io qui faccio un invito, il ministro Bianchi ci proponeva di essere di non isolarci nella capacità di costruire relazioni pattizie e tradurle in fatti concreti. Credo che dalla città metropolitana di Bologna, dalla regione Emilia-Romagna, nell'ambito di quelle attività di studio e di riflessione che richiamava l'assessore Salomoni, possano partire degli input per il miglioramento delle cornici normative nazionali, per alleggerire, e c'è un'indicazione precisa in questo senso anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli aspetti di complessità e che spesso si traducono in aspetti di burocratizzazione che ci sono ancora come elemento di, come dire, di retaggio, di resistenza a una progettazione condivisa, alla piena attuazione del principio di partecipazione, che mi sembra quello che ispira in maniera sostanziale anche la proposta dei patti educativi di comunità. Da qui possiamo partire, da questa sperimentazione, da questo territorio, per migliorare anche a livello nazionale. C'è
insomma, non richiamo i contenuti progettuali che già sono stati indicati, hanno come obiettivo quello del miglioramento della partecipazione delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi, della loro inclusione scolastica, della riduzione delle differenze come dire, della prevenzione del disagio, del superamento delle complessità, del peggioramento, insomma, delle pari opportunità che indubbiamente la pandemia ha provocato, della co-costruzione della comunità educante che, qui c'è un altro tema che in parte abbiamo già affrontato anche con la professoressa, con l'assessora Salomoni, ormai ha molte dimensioni. Parlando di comunità parliamo certamente di territori fisici, parliamo di relazioni concrete dentro le scuole, intorno alle scuole, sul territorio, fra le scuole e le imprese, e su questo poi vorrei dire una cosa, ma parliamo anche di territori e comunità digitali. Qui c'è un altro tema importantissimo per noi sul quale ci piacerebbe condividere un percorso di riflessione e poi di sperimentazione. Stiamo cercando di coprogettare e costruire un modello di comunità digitale che serva a produrre nuove competenze e nuovi contenuti a supporto delle comunità educanti, mettendo però al centro i bisogni e il protagonismo di chi esprime quei bisogni anche nella proprietà e nell'utilizzo degli strumenti digitali. Utilizziamo tutti quotidianamente strumenti di condivisione, l'utilizzo di questi strumenti di condivisione non è nelle nostre mani, siamo utenti, vorremmo provare attraverso il modello cooperativo a fare un salto, a mutualizzare questa condivisione e a inserire dal lato della lettura dei bisogni e dal lato della produzione del valore, la possibilità di una partecipazione che sia partecipazione appunto alla produzione e partecipazione anche economica alla distribuzione di quel valore. Siamo imprese, ci interessa moltissimo il rapporto del mondo della scuola col mondo delle imprese, credo che interessi alle ragazze e ai ragazzi e alle loro famiglie. Abbiamo bisogno che si costruisca anche qui una maggiore correlazione, una maggiore contiguità tra i bisogni espressi dalle imprese, i bisogni di competenze, i bisogni di profili, ma non solo di profili professionali, di abiti complessivi delle lavoratrici e dei lavoratori del futuro. Ne abbiamo discusso spesso con l'Ufficio Scolastico Regionale. Vorremmo, come dire, migliorare la capacità di progettare insieme anche ciò di cui le imprese, anche le imprese cooperative, avranno bisogno, perché anche nelle nostre imprese c'è un grande cambiamento. Abbiamo riprogettato recentemente uno strumento piccolo, parziale, che ha però una sua consistenza e un consolidamento nel tempo, che è Vitamina C, che è lo strumento con cui la cooperazione entra nelle scuole per farsi conoscere, ma anche per cogliere dalle scuole la trasformazione, il cambiamento dei bisogni, delle idee dei ragazzi e la loro capacità di proporre soluzioni. Lo stiamo facendo adottando framework europei, quello del quadro europeo delle competenze digitali e quello del quadro europeo per le competenze territoriali,
e teniamo a riferimento, come diceva prima Fabri, costantemente i paradigmi dell'agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile. Crediamo che portare dentro la scuola questi elementi serva alla scuola a trasformarsi, ma serva anche alle imprese, tutte le imprese cooperative in primis, a costruire, come dire, lo dicevo, lo ripeto perché ne sono profondamente convinta, non solo le competenze del futuro, ma gli abiti mentali dei nuovi cittadini che possono essere nuove lavoratrici, nuovi lavoratori, noi speriamo, nuove cooperatrici, nuovi cooperatori, perché come dire, l'approccio intergenerazionale è il nostro approccio. Questa mattina, con questo mi avvio alla conclusione, sia il ministro Bianchi che l'assessora Salomoni ci hanno detto siamo in cantiere, stiamo pensando e nel frattempo facendo, e quindi mi ritrovo in questo approccio sperimentale, abbiamo, e questa è una novità rispetto al passato, lo sappiamo, più risorse e risorse dedicate. Noi pensiamo che, come credo possiamo condividere, la qualità delle progettualità educative e la qualità dell'educazione e della partecipazione ai percorsi di formazione sia rilevantissima per la qualità del tessuto economico, produttivo e sociale dei nostri territori e del nostro paese. Per questo crediamo che, oltre alle risorse che appunto speriamo arrivino in quantità adeguata per poter avviare e, o meglio, portare avanti queste sperimentazioni e tradurle in realtà fattive, condivise, possano essere attratte nuove risorse. Ci piacerebbe, lo dico qui, sperimentare sui progetti dei patti educativi di comunità la possibilità di realizzare un social impact bond, coinvolgendo i soggetti della finanza d'impatto in un investimento sulle comunità educanti insieme agli enti pubblici, insieme al privato sociale, insieme a tutto il terzo settore, nel convincimento per l'appunto che la qualità dell'educazione e della scuola siano sostanziali per la qualità dell'economia e della socialità di un territorio, siano sostanziali per produrre e attrarre valore verso le nostre comunità, ma anche per condividerlo con tutta la comunità nazionale in un'aspirazione che mi sento assolutamente di accogliere come una sfida, che è quella che ci lanciava il ministro Bianchi, a mutualizzare anche con altri territori l'esperienza positiva, e ancora per questo ringrazio, che stiamo facendo e che abbiamo fatto pure in questi mesi durissimi. Grazie di nuovo a tutti e a tutti, grazie agli ospiti e continuiamo a lavorare. Grazie Rita Ghedini, non aggiungo ovviamente altro, credo ci sia emersa molta sostanza in questa mattinata, molta concretezza, molto lavoro da fare, ma ci sono tutti gli elementi per ripartire, credo, in questo territorio con fiducia, primo elemento, e con visione. E quindi ringrazio ancora l'assessora Paola Salomoni, il vice direttore Bruno Di Palma, il sindaco Daniele Ruscigno, ringrazio ovviamente il ministro Patrizio Bianchi, tutte le persone, molte, che ci hanno seguito questa mattina, che veramente rappresentano la complessità del mondo scolastico. Ci sono tutte le realtà del tessuto sociale che operano, che fanno la comunità educante. E poi permettetemi, per concludere, un ringraziamento particolare a tutte le educatrici e gli educatori che in questi mesi nelle nostre cooperative hanno, credo, lavorato in modo, diciamo così, lanciando il cuore oltre l'ostacolo e facendo un lavoro molto importante per tenere assieme le nostre comunità, e quindi un grazie particolare a loro. Concluderei così questa iniziativa. Grazie a tutti e buon lavoro.